Questi sono i nomi, parla di soprattutto il tema principale, posso dire che parla di migranti. Il protagonista sono un gruppo di migranti, rifugiati, che cercano di attraversare la steppa per raggiungere l'ovest. Perché l'hai ambientato nella steppa? Mi sarebbe piaciuto ambientarlo in Olanda, ma il mio problema è che era difficile far vagare delle persone per molti chilometri senza fargli incontrare una persona o una casa. E la figura del commissario chi rappresenta? Pontus Beg è un personaggio che mi è fortemente servito per collegare il mio libro, dargli una fortissima connessione all'esodo, era una cosa a cui tenevo molto, e quindi lui rappresenta appunto questa ricerca di qualcosa di migliore, di una vita migliore, di una vita che sia spiritualmente che materialmente migliore. E in particolare la cosa che più mi interessava è il fatto che lui a un certo punto scopre di essere, forse di essere ebreo, e scopre in particolare che sua madre aveva nascosto le sue radici ebreo, come è capitato a tantissime persone in quel momento nell'est Europa, ma anche nell'Europa sia nell'est che nell'ovest, perché volevano tentare di nascondere le proprie radici ebraiche per paura delle minacce. Quindi quello che mi interessava maggiormente è la ricerca spirituale e la ricerca di un'identità di Pontus Beg. Che cosa significa avere un'identità per te e per i personaggi del tuo libro? Per me l'identità rappresenta moltissimo. Spesso quando si sa da dove si viene si sa anche chi si è. Infatti tempo fa ho avuto un gruppo di studenti a Berlino e una parte dei lavori che abbiamo fatto insieme io gli ho chiesto di scoprire chi erano e da dove venivano, perché appunto credo che sia una cosa importante, e loro non erano così a loro agio dentro questa ricerca, ma poi piano piano, mentre hanno iniziato a fare le ricerche, tutto è diventato più facile, più chiaro. Per Pontus Beg ad esempio è un incontro fondamentale. Quando noi lo incontriamo all'inizio del libro è un uomo a 54 anni, è pieno di cliché di quello che è un uomo cinico solo, però a un certo punto non si sente più a suo agio con l'essere un lupo solitario, e quindi la scoperta della ricerca di un'identità diventa qualcosa che riempie la sua vita. Gli erranti del tuo libro sono i migranti di oggi? Ma io ho pensato moltissimo a questo libro quest'estate, vedendo i siriani, gli iracheni, i palestinesi, perché c'erano delle forti somiglianze, quindi penso veramente che quest'estate ha rappresentato il cuore del libro. E penso che particolarmente in Italia oggi sia un problema molto forte per il fatto che state al centro di questi flussi di persone che arrivano, e quindi avete il dovere di pensare, di riflettere su queste tematiche in maniera profonda. Papa Francesco, l'anno scorso è andato a Lampedusa, l'isola, che è il simbolo di quello che tu dici, cioè dell'Italia sul bordo, sulle linee di confine, al confronto con i nemici. Che cosa ha rappresentato per te quel viaggio lì a Lampedusa, se ne hai sentito parlare, fatto da un papa? Sapevo che è andato, e so anche che il papa è un... il nuovo papa lotta molto per la giustizia e tiene molto... ai migranti, e quindi da un lato si può vedere come un atto di solidarietà cristiana, un atto molto forte il fatto che lui vada su un'isola, dall'altra parte è anche significativo forse che tutti questi migranti non siano cattolici.